Buonasera, sono Stella Boso di Trading Library. Grazie a tutti voi per essere qui con noi in questo webinar che parlerà di analisi intermarket, quindi trattare tutti i mercati e tradare nei mercati globali, così come dice questo titolo. Abbiamo in diretta con noi da Dublino Fabrizio Pozzi, che è anche l'autore del libro Una giornata sui mercati mondiali. So che dall'altra parte a Dublino c'è un tempo non così bello come abbiamo noi in Italia, però so che c'è una persona molto esperta che ci aiuterà a entrare nei mercati di tutto il mondo. Cedo subito la parola a Fabrizio Pozzi e ringrazio tutti voi. Buon webinar. Grazie, grazie Stella. Sì, in effetti confermo a Dublino temperatura 15 gradi, stamattina 6, ma c'è chi ci ritiene, noi che viviamo qui ormai da anni, particolarmente fortunati. Sinceramente io l'idea di andare in giro con sciarpa e maglione ancora i primi di luglio la lascerei volentieri a qualcun altro. Comunque, adesso, a prescindere da questo, semplicemente, dunque, il titolo del webinar di questa sera vuole riprendere un po', riprende un po' quello che è il titolo del libro. Non so chi di voi lo abbia acquistato, letto, nel caso vi invito a farlo. Stella mi diceva che stavo avendo un buon riscontro e buon apprezzamento di pubblico. È ovvio che, dunque, questo è un webinar di un'ora, quindi in un'ora io devo essere molto sintetico e concentrarmi su alcune cose e in particolare focalizzarmi su quello che un po', su quelli che sono un po' gli steps seguiti dal libro, cioè una giornata sui mercati globali vuol dire cercare di capire mattina, pomeriggio, sera cosa succede di importante sui mercati ai fini di avere un outlook di riferimento che mi possa servire per quello che è il mio strumento di investimento. Mi spiego. Se io investo in azioni, in fondi, sull'S&P MIB, eccetera, mi interessa certo il mio strumento, ma mi interessa capire anche se a livello globale tutto il mercato equity in un qualche modo conforta quello che io sto facendo. Perché il fatto che ci sia una, come dire, un effettivo supporto a livello globale o meno, questo può far sì che poi anche quello che è l'oggetto del mio investimento possa avere un certo tipo di trend o meno. Mi spiego, se voi prendete la giornata di oggi, ad esempio, in cui l'S&P MIB, l'Italia, ha sparato al rialzo e sta facendo diciamo una performance europea molto migliore che non altri mercati, semplicemente non è dovuta ad un effetto traino di altri mercati, ma semplicemente perché c'è questa procedura di infrazione in corso per cui i mercati scommettono che alla fine non se ne farà niente, quindi ecco il premio all'Italia. Invece qui il problema è proprio di vedere quando non c'è nulla di tutto questo, cioè un qualcosa di impellente, ma semplicemente è una giornata normale, cercare di capire come i mercati globali si stiano atteggiando sui vari aspetti, quindi la parte equity, la parte commodities, la parte valutaria, per capire se effettivamente lo scenario che io ho in mente è confermato oppure se sta cambiando qualcosa. Prima di iniziare, voi vedete la maschera riferita all'Asia Infotech. Volevo fare una precisazione a livello civico. Tenete presente che oggi è 3 luglio, domani 4 luglio Independence Day, domani i mercati americani sono chiusi e venerdì sono praticamente in vacanza. Quindi domani e dopo aspettatevi un'operatività molto vicina allo zero praticamente, oppure quello che avviene in Europa comunque non è così significativo proprio perché l'America è in vacanza. Domani è anche la giornata di cosiddetto afelio. Afelio sarebbe, si intende, il punto in cui il giorno in cui la Terra è più lontana dal Sole nella sua orbita terrestre. Il contrario dell'afelio è perihelio, che normalmente cade invece ai primi di gennaio, tra il 4 e il 5 di gennaio. Perché dico questo? Perché normalmente vuol dire statisticamente, quindi non sempre, però con una buona valenza statistica, i punti di afelio, quindi domani, e perihelio, quindi primi di gennaio, coincidono spesso sui mercati azionari con dei punti di, chiamiamoli, inversione o comunque dei turning point, che possono essere semplicemente delle piccole correzioni, nulla di che, ma possono essere anche dei punti di
quindi saranno giornate tutto sommato partenza, pronti via di lunedì, per verificare se in effetti l'affeglio di questa sessione, di cui, quindi affeglio estate 2019, può avere una valenza di tipo di inversione, di correzione oppure no. Io comunque la segnalo anche perché capita nella stessa settimana in concomitanza con la l'eclissi solare avvenuta ieri, quindi le due cose messe insieme solitamente agiscono in un certo modo da un punto di vista del creare uno swing sui mercati. Perché parlare di formarsi una visione completa da un punto di vista intermarket, premesso che, come ho detto prima, vedremo di fare il possibile, ma in un'ora è chiaro che bisogna andare abbastanza veloci. Però attenzione, questo è quello che si esaurisce in un webinar. Quello che invece viene fatto normalmente in una sessione full time, cioè in una sessione in cui io tengo tutta una giornata intera sull'intermarket dalla mattina al pomeriggio su mercati aperti, quindi su mercati reali, ecco, allora a quel punto non si fa solo, come dire, un bagno di intermarket e di tutte le variabili che interessano da un punto di vista della comprensione, ma lì si va in dettaglio anche sui singoli strumenti che interessano, quindi chi è interessato all'S&P piuttosto che la valute, a qualsiasi altra cosa, però capite che lì c'è una tempistica che va tipo dalle 9, 9 e mezza del mattino alle 5 del pomeriggio. Normalmente io ogni mese rientro in Italia, rientro a Milano, normalmente le date sono fissate ogni mese, a parte adesso che è luglio e agosto. Posso già anticipare che la successiva sarà il venerdì 27 settembre a Milano, e per qualsiasi tipo di informazione chiedete pure poi a Trading Library. Allora, pronti via? L'Asia, ovviamente, allora partiamo dalla famosa frase di Gordon Gekko nel film di Wall Street: money never sleeps, cioè i mercati non dormono mai. Quindi quando noi occidentali stiamo dormendo, in realtà i mercati fanno, producono e a volte sono anche devastanti nella fase notturna. Quindi la prima, diciamo, il primo obbligo che devo sentirmi io in quanto analista o operatore, trader, gestore, quello che sia, è quello di farmi cercare di darmi una panoramica di ciò che è avvenuto sul mercato asiatico per capire se il mercato asiatico è in salute, sì o meno, e se può confortare un certo tipo di scenario globale sui mercati azionari. L'Asia Infotech è un riferimento primo imprescindibile, perché il fatto che l'information technology nelle varie manifestazioni di vari paesi partecipanti del mercato asiatico sia orientata in un certo modo, fa sì che già determini una prima, come dire, che dia già un primo step, una prima indicazione se il mercato asiatico nel suo complesso sta salendo o si sta comportando in modo safe, salutare oppure no. Qui vediamo per esempio che, con l'eccezione dell'information technology australiana, che è impostata in un trend rialzista da un po' di tempo, in effetti quello cinese anche abbastanza, gli altri sono in una fase di rally certamente, ma è una rally, come dire, di ritorno. Addirittura quello indiano è sceso anche abbastanza e adesso è in una fase che potremmo chiamare dead cat bounce, cioè il classico rimbalzo, sembra il classico rimbalzo del gatto morto. La prima indicazione è che quindi l'Asia Infotech sta salendo, ma sta salendo in un rally che non è ancora consolidato. Ovviamente poi non basta, questo è un primissimo riferimento. Poi immediatamente passiamo a vedere gli indici cinesi più importanti: Shanghai, Chinese e Shenzhen. Il più importante è quello, è lo Shanghai, quindi è quello di riferimento, diciamo l'indice che normalmente si segue come benchmark di riferimento. Il Chinese è quello delle small cap, delle
quindi delle piccole imprese, è opportuno che si muova sempre o all'unisono nella stessa direzione dello Shanghai, oppure addirittura sovraperformante, per dare garanzie di, come dire, di un mercato in buona salute. Questo è accaduto, vedete, all'inizio del 2019, certamente per il Chinex, ma poi il Chinex ha preso delle gran cosiddette mazzate e adesso in una fase di lieve recupero, ma ovviamente è tutto da dimostrare che poi riesca a, come dire, continuare nella fase ascendente. Qui vedete invece un dettaglio di quello che è l'indice cinese vero e proprio, lo Shanghai Composite. Ecco, io qui ho trascritto un'indicazione di tipo frattale che tra l'altro si è verificata alla perfezione poi, e cioè, attenzione, ho segnalato che questo segmento AB, spero che voi vediate quando io faccio scorrere il cursore, quindi non ci siano problemi, il segmento AB potrebbe essere lo stesso, della stessa lunghezza del segmento CD, e quindi, come poi è arrivato in B e c'è stato un crollo praticamente verticale, allo stesso potrebbe, io avevo detto, potrebbe accadere in D, e in effetti poi è avvenuto puntualmente, cioè facendo al rialzo gli stessi punti da A a B, da C a D, quando è arrivato a D poi c'è stata una fase di sell-off praticamente verticale. Adesso c'è in ballo una fase di, come dire, di recupero parziale, però come dire, io sono dell'idea che sia una fase ancora di tipo bear market rally, cioè di un rally all'interno di un bear market, che tutto sommato, se dovessimo, vedete che la chiusura di stamattina 3015, dovessimo ritornare al di sotto del livello 3000, anche qui la Cina dovrebbe riprendere una fase verosimilmente ribassista. Non solo, ma siccome poi non mi accontento, ma voglio cercare di capire un pochino più in dettaglio cosa possono dirmi almeno un 7-8 titoli di riferimento, e fermo restando che non sono interessato né trader né niente su questi titoli né sul mercato cinese, ma solo da un punto di vista segnaletico, non mi faccio mancare mai di seguire China Bank, che vuol dire mercato immobiliare cinese, Industrial and Commercial Bank of China, che è la più grande banca cinese, Baoshan Iron and Steel, che è più grande società da un punto di vista anche segnaletico per quanto riguarda la produzione dell'acciaio, e poi Costco Shipping, che è una sorta di leader nell'ambito dei trasporti. Ecco, anche qui una prima analisi, un primo tipo di approccio mi dice che c'è stato una fase di top, ancora andando indietro ai primi, a gennaio 2018. Poi tutti i titoli sono scesi bene, qualcuno ha avuto un miglior recupero tipo China Bank, che però è stato poi annullato. Nella sostanza però quello che mi dicono questi quattro titoli è che non c'è una grandissima come dire, impostazione di trend in tutti e quattro, tale da lasciarmi indurre, che il mercato cinese nell'insieme, se questi sono titoli rappresentativi, abbia così queste grandi chance. Cioè dovrei vedere altri tipi di movimenti su questi titoli. Non solo, ma se poi estendiamo l'analisi velocissima anche ad altri tre che sono altrettanto rappresentative, sono Tencent, Alibaba e Baidu. Tencent è la corrispettiva cinese in un qualche modo approssimativamente di Facebook. Alibaba è un po' la corrispettiva di Amazon e Baidu è la corrispettiva di Google. Attenzione, quando dico corrispettiva non vuol dire che se voi vedete mercato cinese, chiusura la mattina, titoli che crollano o che hanno delle performance stellari, allora mi devo aspettare che sul mercato americano avvenga lo stesso sull'equivalente. Assolutamente no, queste valgono per il mercato cinese, però è indubbio che il loro peso, la loro consistenza, la loro capitalizzazione e il loro impatto a livello non solo di mercato ma anche di società è tale e talmente forte e di sostanza, e ovviamente se devo pensare che l'indice nel complesso, lo Shanghai Composite, sia
come dire, posizionato in una situazione che a me possa piacere e possa pensare in una continuazione di trend al rialzo, ovviamente questi titoli io li devo vedere almeno 2 su 3 disposti in modo diverso. Invece vedete che Baidu addirittura è collassata. Alibaba, che è l'equivalente di Amazon, in realtà anche Amazon ha avuto le sue forti, come dire, tensioni nel recente passato, però sta cercando di recuperare e in un qualche modo si è mossa anche meglio. Alibaba è posizionata invece piuttosto ancora in una fase sideways, cioè laterale. Lo stesso vale per Tencent. Anche qui, se pensiamo a Facebook, sembrava che fino a qualche mese fa Facebook fosse, come dire, infinita nel suo movimento e inarrivabile nel target, poi in realtà ha conosciuto i suoi problemi, li sta tuttora conoscendo con il lancio della famigerata, famosa, ipotetica cryptocurrency chiamata Libra. Ecco, Tencent in un qualche modo sta facendo un po' un tipo di movimento simile, però considerate che Tencent è attiva anche nella parte, nella oltre che nell'ambito social. Comunque, la prima indicazione che mi viene nel complesso al mercato cinese è che siamo in una fase di rally, ma che ancora mi sa tanto di bear market rally. Quindi dalla Cina ho sì delle implicazioni di breve periodo, ma che potrebbero, come ho detto prima, se l'indice mi riscende sotto 3.000 potrebbero poi vanificare totalmente. Ovviamente è imprescindibile il riferimento anche al Giappone, almeno i due colossi, Cina e Giappone. Giappone vale un po' lo stesso discorso, almeno a livello settoriale. Imprescindibili sono il topics, chiaramente, il topics real estate, altrettanto chiaramente, la versione delle small cap e il topics banks. Ecco, qui quello che emerge in maniera chiara e palese è che le banche sono veramente collassate, ma probabilmente ancora con chance di continuare in una fase ribassista. E allora, storicamente il topics è andato bene o molto bene quando comunque almeno real estate e topics e banche, quindi le due componenti o almeno una delle due, era decisamente, overperformante, quindi un vero e proprio driver nei confronti del mercato nel complesso. Ora voi vedete che anche le small cap stanno avendo i loro problemi intanto, e comunque a fronte di un real estate che non sta dando alcun tipo di certezza, vedete il topics bank che in effetti lascia veramente a desiderare, nel senso esplicita non pochi problemi e addirittura sembrerebbe che, come dire, lontano da ogni ipotesi di bottom immediata. Quindi questo al di là del fatto che, come vedete, il topics ha tentato qui una fase di rally e che tuttora, se vogliamo, di short term rally è in corso. Ecco, no, questo rosso iniziato ai primi di giugno, e questa fase, però voglio dire, da un punto di vista del conforto bancario, quindi banche e real estate, al momento non si può dire che vi siano delle indicazioni, diciamo, forti. Per inciso, mi sentite sempre forte e chiaro? Va bene la discussione? Ovviamente se avete domande da fare scrivete, io le leggo in diretta, e se non sono troppe cerco di, ovviamente, di darvi risposta in merito. Chiaramente siamo sempre allora nella fase. Fabrizio, si sente benissimo, si vede benissimo. Perfetto. Grazie. Perfetto, grazie. Ecco, ovviamente non rimane esaurita la parte, come dire, iniziale della mattina, della pre-analisi della mattina, se comunque non viene data un'occhiata anche ad alcune delle principali valute emergenti.
Io qua ho indicato, dunque ho trascritto la rupia indiana, il won coreano, il dollaro di Taiwan, il dollaro di Singapore e il ringgit malesiano. Ecco, qui la logica qual è? Queste... Voi sapete che sono tutte quotate contro l'oro, valuta emergente. Questo cosa vuol dire? Che quando noi vediamo che muovono al ribasso, vuol dire che si stanno rafforzando, sul dollaro, e questo implica anche che ovviamente agiscano bene sui propri indici country di riferimento. Quindi mi aspetto che l'indice corrispettivo azionario indiano, coreano, taiwanese, malesiano e singaporeno possano performare bene perché la valuta è forte. Quando avviene il contrario, invece, cominciano le fasi di tensione. Voi vedete che, a parte la rupia indiana, che ha un movimento di apprezzamento abbastanza continuo rispetto al dollaro, e le altre, addirittura il won coreano ha avuto, sembrava che, ma qui ha avuto uno swing rialzista improvviso, il dollaro di Taiwan, Malaysia, Singapore sembra che stiano facendo un bottom. Questo cosa vuol dire? Che se effettivamente dovessero riprendere la fase ascendente, vuol dire che per ogni dollaro ci vogliono più valuta rispettiva specifica emergente. Vuol dire che le valute emergenti si stanno deprezzando, vuol dire che i mercati emergenti potrebbero entrare in tensione, e quindi tutto questo di conseguenza. Poi, a seconda del tipo di, come dire, di deprezzamento che possono avere le singole valute, è chiaro che questo può creare una tensione maggiore o minore sul singolo mercato. Ultimamente è venuto anche molto di moda, non per motivi, diciamo, nobili o per chissà quali ragioni positive, ma anche la lira turca. Qui vedete, io tengo monitorato il CDS, cioè il credit default swap, che è una forma di, come dire, una sorta di, chiamiamolo titolo, diciamo, un indicatore di salute paese, definiamolo così, no? Quindi quando se scende vuol dire che c'è abbastanza confidenza nel paese, quando sale invece vuol dire che sale la tensione, e in questo caso sale la tensione la Turchia. Anche a livello di valuta, vedete che qui sembrava che rispetto al dollaro dovesse non fermarsi più quando ci sono state le forti tensioni in Turchia qualche settimana fa. Eravamo arrivati a 6,55. Poi c'è stato anche l'intervento delle banche centrali. Tenete presente che la Turchia è un po' fa un po' da spauracchio, tra virgolette, per il semplice fatto che ci sono diverse banche, importanti banche europee, che hanno forti partecipazioni obbligazionarie nella finanza turca, nelle emissioni turche. Quindi è chiaro che non è tanto quindi il fatto di seguire Erdogan o meno, o quello che dice o non dice, ma è il fatto proprio da un punto di vista finanziario di capire se la Turchia stia diventando o possa diventare un paese veramente a rischio o meno. E se noi guardiamo l'andamento del credit default swap e quindi della lira turca, almeno sino ad agosto dell'anno scorso, evidentemente fino ad agosto dell'anno scorso si temeva veramente il peggio. Poi ci sono stati gli interventi delle banche centrali, c'è stato qualche intervento di calmieramento, e di conseguenza tutto poi, almeno al momento, temporaneamente, si è accomodato. Chiaro che tutto questo comunque riconduce sempre al dollaro. Il proprio quadro sul dollaro, diciamo sull'euro dollaro, e la picture mensile che io ottengo come riferimento è questa, ed è quella che prevede, per cui appunto c'è una gamba ribassista molto forte. Qui siamo sui massimi assoluti del 2008 a 1,60 rotti. Poi da qui ci sono stati dei movimenti di distribuzione.
Se interessa, ecco, la mia opinione sull'euro-dollaro, ecco, io penso che siamo ancora in una fase assolutamente di bear market di lungo periodo, intervallato con rimbalzi, con short-term rally, tutto quello che si vuole, ma che alla fine vedete che qui è andata a testare il minimo relativo sotto, c'era un target a 1,04, ci è andato molto vicino, è andato a 1,03, poi c'è stato un rimbalzo a 1,26, è risceso ancora, adesso siamo a 1,1282 in questo momento. E io penso che se continua a rimanere sotto 1,15, 1,16, nel senso non ce la fa a salire oltre, probabilmente sta, come dire, caricando la molla per un'ulteriore prossima spinta al ribasso. Ovviamente non manco mai di dare un'occhiata sempre all'euro-dollaro, poi a livello intraday, cioè a livello 10 minuti, vedete qua 10 minuti intraday, perché? Perché mi interessa sapere, supponiamo qua di essere alla mattina, di essere in mattinata, mi interessa sapere se, come dire, nel corso della nottata c'è stato qualche spike, qualcosa di anomalo, qualcosa tale per cui devo pensare che il movimento che è avvenuto in nottata si possa in un qualche modo ripercuotere indirettamente o direttamente, vuoi sui mercati azionari, vuoi sui mercati obbligazionari, vuoi sulle commodities, sul petrolio chiarissimamente, sull'oro, perché io potrei essere teoricamente, trader o investitore particolarmente esposto in qualsiasi di queste cose, che può essere appunto la commodities oro, petrolio, oppure avere posizioni sui mercati emergenti, e di conseguenza mi interessa capire se nella nottata è avvenuto qualcosa che io posso classificare come anomalo o meno. Ora, questo per quanto riguarda il discorso asiatico e in un qualche modo legato alle valute emergenti, che deve in un qualche, diciamo, farmi capire il quadro nell'insieme. Se dunque io poi avrei subito anche altre chart da mostrarvi sui tassi, se volete una piccola parentesi sull'S&P MIB, posso farvi vedere qualcosa sull'S&P MIB, però ditemi voi se interessa la cosa, oppure, come dire, non è necessariamente una sessione dedicata all'indice italiano, all'S&P MIB. Se è di vostro interesse, ok, se no, io comunque procedo. Ditemi voi, magari mandatemi la vostra. Se vi interessa, mandatemi appunto la vostra chat di riferimento. Io magari un due parole le posso spendere in merito. Altrimenti, ecco, il secondo livello, diciamo secondo perché mi do questo tipo di scaletta, comunque quello che vado sempre a guardare è poi, diciamo, giorno per giorno, sempre in funzione del fatto che deve avere un quadro nell'insieme sempre più aggiornato e sempre più confacente per vedere se vengono confermate le mie idee, è il discorso dei tassi. Il discorso dei tassi, quindi, anzitutto vuole dire andare a vedere quelli che sono considerati un po' i tassi guida, cioè il 2 anni americano, il LIBOR 3 mesi, che è quello, diciamo, internazionale della piazza londinese, che comunque dà sempre questa nomea di internazionalità, il 2 anni, che è considerato un vero e proprio benchmark di riferimento sulla dinamica dei tassi a breve, e poi i federal fund, che ovviamente essendo future in questo caso agiscono al contrario. Ecco, il messaggio che immediatamente traspare da questa indicazione è che i tassi, che si pensava alla fine avessero iniziato un movimento inarrestabile al rialzo ancora intorno al 2015, in realtà sono arrivati al top intorno alla fine 2018, e poi vedete che questo è chiarissimamente un mercato molto ribassista, molto ribassista, e con tendenze confermate dai federal fund, no? Quindi dai future. Addirittura leggevo in questi giorni che
Secondo, siccome si parla molto di cambi di politiche monetarie da parte della BCE, da parte della Fed, che prima erano tendenzialmente indirizzate ad una politica di aumento dei tassi, poi invece hanno capito che probabilmente stavano guardando lo scenario sbagliato, che non è una novità storicamente parlando, esistono casi riportati peraltro di economisti in cui le stesse banche centrali in più di un'occasione abbiano toppato la previsione a livello di scenario. Ecco che, dicevo, leggevo appunto una indicazione di uno strategist americano, che diceva, guardando, se guardiamo ai Federal Fund Future di adesso, è come se il mercato stesse scontando una qualcosa tipo 90 basis, un taglio di 90 basis point a livello di tassi. E sappiate però che, a mio avviso, aggiunge, già se la Fed arrivasse a tagliarne 50, cioè quindi ben meno a 50, entrerebbe in una sorta di panic mode. Cioè, per la Fed avere un cambio così radicale di impostazione politica monetaria equivalrebbe un po' non solo chiaramente ad ammettere di avere ovviamente fatto previsioni non perfettamente conformi, ma anche di, come dire, di in un qualche modo di ammettere una sorta di stato di panico. Stato di panico della Fed cosa vuol dire? Che siccome la Fed si dice che sia sempre custode e primo sostenitore, uno dei primi sostenitori dei mercati, ovviamente se la Fed dovesse attuare, mettere in pratica un qualcosa che i mercati non apprezzano, ovviamente questo lo si vedrebbe subito. È chiaro che una visione dei tassi in questo modo altro non fa che confermare che lo scenario sottostante, almeno al momento, non è di tipo inflazionistico, ma al contrario deflazionistico. Tant'è che se noi costruiamo un semplice ratio e ce lo andiamo a vedere proprio a livello grafico, voi vedete che la componente deflation è assolutamente spiking, cioè tende al rialzo in maniera è molto evidente, e se poi guardiamo l'analisi del confronto anche semplicemente matematico inflation deflation, vediamo come lo scenario in corso attualmente sia assolutamente deflazionistico. Quindi questo cosa vuol dire? Confermante la prospettiva o l'aspettativa del mercato di tassi al ribasso. Se andiamo poi a vedere un qualcosa sul mercato del credito, lo stesso lo percepiamo sul mercato del credito, perché questo è uno ratio costruito ponendo in diciamo a confronto gli high yield e gli investment grade. Gli high yield sono diciamo considerati quelli che in altro modo vengono chiamati i junk bond, quindi quelli i corporate bond di qualità inferiore. E investment grade invece i corporate bond, ma quelli di qualità di un certo tipo. Ovvio che cosa succede? Anche qui qual è il valore segnaletico? Se voi guardate il trend di questo ratio, molto spostato sugli investment grade, cioè qui molto spostato su quelli di qualità migliore, qual è la prima conclusione che se ne trae? È che il mercato, da un punto di vista corporate, è vero che è, come dire, è sempre interessato al corporate, quindi va a comprare carta obbligazionaria, ma mentre in altre situazioni di mercato, in altre fasi di mercato, non aveva alcun problema ad andarsi a comprare gli high yield, quindi guidando un movimento rialzista molto sostenuto, almeno da qui a qui e poi da qui a qui, quindi diciamo da ottobre 2018 fino a fine 2018 circa, da un certo punto in poi, quindi inizio 2019, la propensione è tutta sbilanciata, è tutta spostata sulla parte investment grade. Questo cosa vuol dire come indicazione per l'azionario? È che comunque è vero che i mercati salgono, i corporate vengono comprati, ma non c'è quella sfrontatezza tale che si ha, che si tende ad avere quando si pensa che lo scenario sia
tutto rose e fiori, ma si cerca di andare a comprare qualcosa che sia rendimento, che sia un qualcosa di più che non un rendimento risicato o addirittura negativo, ma con molta, con molto focus, con molta attenzione sulla qualità. Tanto per dirvi, tanto per farvi vedere il cambio di mentalità degli ultimi anni, diciamo degli ultimi mesi, questo è il tasso decennale tedesco, dove vedete che io ho tracciato un canale di regressione ribassista e ogni volta che è andato a toccare i livelli upper del canale i tassi sono scesi. Adesso siamo alla bellezza di meno 38,5, tasso negativo meno 0,38,5, con un target che è stato quasi, quasi sfiorato, ma ci arriverà sicuramente a meno 0,43, ma tenete presente che ci sono quelli che hanno proiezioni a 0,50 se non addirittura a meno 0,125 sui tassi tedeschi decennali. Questo cosa vuol dire? Anche proprio un cambio di mentalità, per cui mentre all'inizio, quando è accaduto la prima volta, gli operatori avevano molti dubbi, come dire, non siamo mai scesi sotto lo zero, cosa succederà? Se andiamo sotto, il future salirà ancora, il bond salirà oppure ritraccerà perché è inammissibile. Adesso, a parte che il bond ormai naviga sui livelli 170, 172, 173, ma se questa è la, come dire, l'operatività che si propone, e quindi dove addirittura si fanno proiezioni di target negativi sempre progressivamente maggiori, è ovvio che è proprio un cambio di mentalità da un lato, da un punto di vista del trading, e anche da un punto di vista segnaletico, però in un qualche modo deve far riflettere, perché è chiaro che se c'è questa spinta continua al bond, nonostante dia tassi negativi e progressivamente sempre più negativi, è ovvio che l'indicazione sottostante non può che essere uno. E evidentemente il buon Draghi, quando raccontava che le cose andavano o che vanno tanto bene, e forse così non è proprio esattamente così. E poi se il trend è manifestamente forte e non tende ad invertire, è chiaro che la componente deflazionistica rimane sempre più forte rispetto a quella inflazionistica. Ma questo in un qualche modo lo si può anche dedurre se passiamo poi alle commodities, con le due tipiche commodities che hanno delle valenze anche da un punto di vista economico-industriale. La prima su tutti, ovviamente, è il copper, cioè il rame, che come potete vedere, ha un'impostazione di fondo decisamente, come dire, ribassista di lungo periodo, tentativo di rimbalzo sui livelli 3,30, stoppati perfettamente da Fibonacci, poi ancora giù, un altro stop Fibonacci a livello 2,95, adesso di nuovo giù. Allora, il messaggio che arriva, si può dedurre dal rame, è che certamente questo grosso appeal a livello di prospettiva non sembra che si possa evincere, almeno guardando questa chart. La stessa cosa in un qualche modo vale anche per quanto riguarda il silver, cioè l'argento, che molti trader utilizzano semplicemente come trading sull'argento fino a se stesso, ma che in effetti, se voi lo guardate in un'ottica di lungo periodo, è chiaramente ha delle manifestazioni, ha una struttura di onde, di evoluzione del prezzo, che è chiarissimamente non solo ribassista, ma c'è da chiedersi se il ribasso sia da considerarsi finito oppure se ancora ci sono spazi di discesa. Quindi quando qualcuno mi chiede dell'oro, l'oro che effettivamente ha un andamento di recente ben diverso e comunque anche lì è da intendersi su dove pensiamo che possa andare a parare, ecco, questa è una chart di lungo periodo. E la mia risposta, che tende molto a, come dire, condividere la tesi degli analisti
degli esperti delle onde di Elliott è che questo sì, è vero che qui abbiamo avuto un breakout, quindi da un punto di vista chartistico molto semplice qui potremmo dire si è rotto, è stato un breakout sul triangolo e quindi dato che c'è stato il breakout sul triangolo non posso aspettarmi che salga o che continui a salire. Vero da un punto di vista grafico, però consideriamo anche altri fattori, e cioè uno, normalmente quando l'oro sale in un certo modo anche il silver, anche l'argento. Abbiamo visto che invece non è affatto così, quindi c'è un decoupling, un disallineamento molto marcato. Secondo, fino alla settimana scorsa, tenete presente che i grandi compratori di questo, diciamo, oro sotto forma di azioni, ETF, quello che volete, sono i large speculator. Large speculator si intende quegli hedge fund che nelle fasi tirate di mercato, nelle fasi, come dire, molto over, in inglese si dice overstretch, cioè molto estese o nel rialzo o nel ribasso, sono quelli che normalmente, storicamente, tendono poi a trovarsi dalla parte sbagliata, al contrario dei commercial, che sono gli insider, che sono invece considerati la parte smart, che opera su qualsiasi cosa. Quindi attenzione che, come dire, ci troviamo in una situazione in cui 96% bullish a livello di sentiment, molto sbilanciati sulla componente large speculator e con l'argento che, come abbiamo visto, è andato in totale, sta andando in fase di totale disallineamento. Sinceramente, io mi sento in questo momento, anche se è sempre molto difficile dare delle opinioni sull'oro, perché chiaramente ci sono i cosiddetti perma bulls e i perma bear, cioè quelli che sono sempre rialzisti o sempre ribassisti, però ecco, qui se si volesse fare un'analisi dell'insieme, io sarei dell'idea di condividere, attenzione, qui l'idea degli analisti Elliott Wave, ossia, è vero, abbiamo avuto un breakout, quindi graficamente la chart suggerisce che c'è stata una rottura, però attenzione che ci sono vari elementi legati al sentiment, legati ai disallineamenti, legati al chi è il tenutario di questo, il driver di questo movimento, e creano non poche perplessità. Quindi teniamo in conto che questo possa essere non un vero e proprio rally impulsivo, ma magari un bear market rally, quindi un qualcosa che una volta esauriti poi fa riprendere la fase ribassistica. Infatti io i livelli che ho indicato sono livelli Fibonacci di breve e anche di lunghissimo periodo, che individuano tra il 1800 e tra, diciamo, stando larghi, tra quel 1420 e 1500 qualche cosa, la fase in cui l'oro potrebbe arrivare ad una, come dire, ad una fase di top ciclico, quindi rally in esaurimento, e quindi poi svoltare al ribasso. Se invece qualcuno fosse interessato ad una materia prima che qui più che non tanto per valore segnaletico, ma che in un qualche modo devo dire si sta dimostrando entusiasmante, sempre con implicazioni industriali, questo è il palladio. Palladio che mi dicono ha delle implicazioni molto vicine, molto radicate con la produzione delle auto elettriche, che come sapete rappresentano ovviamente il futuro, e quindi come dire, voi vedete che questo è un chiarissimo movimento molto forte che parte dai primi del 2016, quindi 3 anni, molto sostenuto, correzione ma correzione su livelli, diciamo, canonici, e poi immediatamente ripresa. Ecco, qui sinceramente io posso immaginare che si vada verso nuovi target di lungo periodo, e se è vero che questo ha delle implicazioni molto strette con il, appunto, il mercato anche con il mercato delle auto elettriche, è verosimile supporre che il palladio possa avere sviluppi di un certo interesse.
Ho anche avrei anche delle indicazioni, avrei anche delle chart da farvi vedere a livello segnaletico di tipo cosiddetto macro, sempre semplice ovviamente, ma prima di quelle, siccome comunque vedo che il tempo è tiranno, perché insomma, anche procedendo veloci vedo che manca un quarto d'ora, quindi io preferirei farvi vedere prima, per essere sicuro di farvi vedere, altri parametri Intermarket che a me stanno sempre molto a cuore da un punto di vista della comprensione dello scenario. Uno di questi certamente è quello che fa riferimento alle small cap, che io tendo a individuare, tendo a guardare in ratio con l'S&P 100, che è quello dei principali 100 titoli. Ecco, anche qui, come vedete, storicamente è un dato di fatto che quando i mercati sono assolutamente impostati in modo healthy, salutare, e hanno prospettive anche di anni davanti, le small cap tendenzialmente si dice che tendono ad essere overperformanti, cioè a performare meglio rispetto alle big chip, alle grandi, alle grosse società. In questo caso voi vedete che qua c'è stata una rottura a favore della componente S&P 100 e quindi confermando tutta la debolezza delle small cap, perché quindi da un punto di vista segnaletico non è certo un buon, come dire, un elemento di conforto. Non solo, ma poi diciamo che tutti sono abituati a guardare l'S&P e l'S&P e il Dow Jones, però come faceva notare anche un analista di cui qua poi ho riportato anche il nome e la descrizione, vabbè in inglese ma comunque penso che si capisca, attenzione che se noi prendiamo degli indici come l'S&P o altri che hanno caratteristiche di essere pesati sulla capitalizzazione dei titoli, cosa succede? Che magari come nel 2018 cinque titoli, magari i titoli soliti, gli Amazon, Facebook, eccetera, che magari sono in fortissimo trend, hanno il potere, la prerogativa di tirar su tutto un indice. Questo però andando magari ad offuscare il fatto che se non c'è una compartecipazione di altri titoli, quindi non c'è l'ampiezza, la cosiddetta breadth, cosa vuol dire? Che il mercato sta salendo solo su 3, 4, 5 motivi dominanti, con il resto che invece sta indietro. E questo non è mai un'indicazione di tipo salutare. Il value line index invece, che è molto meno guardato anche da un punto di vista operativo, ma da un punto di vista segnaletico ha un senso, e vedete che adesso, come dire, l'S&P mi sta andando a toccare 3.000, magari lo farà oggi perché siamo molto vicini, quindi magari in chiusura poi mi andrà a fare lo strappo sui 3.000. Però vedete che la struttura del value line index non è esattamente la stessa, nel senso, è vero che da febbraio 2016 a almeno inizio 2018 e si è mosso, potremmo dire, praticamente come l'S&P, come il Dow Jones, e poi ancora sino ad agosto 2018. Ma poi il movimento di, come dire, di sell-off, il crollo che ha avuto, non è stato affatto recuperato. Quindi adesso vuol dire che di tutti questi 1.600 titoli che compongono l'indice, evidentemente pochi si sono mossi negli ultimi, diciamo da inizio anno e anche nelle ultime settimane a trainare l'indice, ma altri invece hanno un comportamento tale per cui, come vedete, la struttura dell'indice, se noi tirassimo una, come dire, una trend line da qui in giù, è ancora assolutamente di tipo distributivo, non accumulativo. Quindi attenzione. Poi qualche anno fa neanche esisteva, adesso è imprescindibile non guardare il cosiddetto FANG Index, cioè quell'indice fatto dalle cosiddette Big Five, no? Cioè Amazon, Google, Netflix, Facebook e direi che basta. Facebook, Amazon, Netflix e Google, esatto. E questo è un indice che è composto su queste società.
È imprescindibile un'analisi di questo indice proprio perché, come dicevo prima, attenzione, se questo è un indice che tende a trascinare, se queste sono società che quando sono in una certa fase tendono a trascinare l'intero mercato, beh allora tanto vale comunque anche guardare sempre, ogni giorno, come si sta comportando il Fang Index, cioè il loro indice creato in modo specifico. E qui vedete che in effetti ha conosciuto una grandissima sell-off che, come per tutti gli altri indici fino a Natale scorso c'è stata una ripresa, ancora una fase ribassista, adesso è in una fase di recupero, però siamo ancora, come dire, ben lontani dai massimi assoluti che erano ben oltre 3.000, siamo a 2.610 e è chiaro che è da seguire, come dire, se si dovesse prendere atto che ancora qui andiamo sopra le trend line, ci sono ulteriori strappi, potremmo pensare che ancora una volta la tecnologia la sta facendo da padrone e riesce in un modo o nell'altro a trascinare tutto il mercato. Però è chiaro che è un classico indice questo da seguire ogni giorno. Come da seguire, non dico magari ogni giorno, ma frequentemente per capire a chi in mano il mercato, è anche quello della Smart Money Index. E voi vedete qui, io sono scritto in alto, proprio l'ho scritto stamattina questo, perché poi sapevo di fare il webinar, no? Who is buying? The clear decoupling suggests only an answer, the dumb money. Cioè, ma allora, voi vedete un indice azionario S&P che è progressivamente crescente, con la correzione fatta, ma dove si può tirare tranquillamente una trend line crescente. Ma un indice di smart money, che quindi è la cosiddetta parte fine, raffinata, intelligente, gli insider, che invece è molto in divergenza. Allora, cosa vuol dire? Se i prezzi salgono, se gli indici salgono, ci sarà pure qualcuno che compra, e qualcuno che compra non può che essere la cosiddetta dumb money, cioè la cosiddetta, come dire, quelli che gli americani chiamano gli household o gli small trader, quindi i privati, qualcuno in maniera dispregiativa dice anche la moneta stupida, però se si volesse identificare come categoria sono gli household, cioè appunto il privato, non l'istituzionale, non il professional. Tanto per intendere, la dumb money si dice che è quella che tende a comprare sui massimi e a vendere sui minimi, laddove invece la smart money si distingue perché tende a comprare sui minimi e a vendere sui massimi. Ecco, voi vedete che un indice, un decoupling di questo tipo, sinceramente non è, come dire, induce a, adesso pensate, siamo partiti con l'Asia, le considerazioni sull'Asia, quindi mercato asiatico, come sta andando, non sta andando. Ci siamo avvicinati, abbiamo fatto il focus anche sulla parte tassi e poi sugli indici più rappresentativi del mercato nostro, occidentale, americano, non abbiamo visto quello europeo perché non c'è tempo, ma comunque guardando l'S&P va più che bene perché è il faro di riferimento. Ecco, però, quando si vede poi banalmente una chart del genere, è chiaro che qualche riflessione va fatta, ossia, certo, è arrivato a 3.000, supponiamo che oggi venga staccato il livello 3.000 o comunque ci andremo molto vicini, non è oggi, sarà magari inizio settimana prossima. Ma la domanda è, ma lo consideriamo sostenibile, sì o no? Allora, è chiaro che mettendo insieme tanti elementi visti sinora, e poi ovviamente ce ne sono tanti altri, ma come dicevo prima, si possono vedere solo nell'ambito di una sessione intera che duri dalla mattina a tutto il pomeriggio, non certo in un'ora. Però questa, nella sua semplicità, dice che comunque la componente che viene classificata in questo indice, che è la smart money, che è quella che comunque dovrebbe sapere quando intervenire e quando no, in realtà sta andando, come dire, da un'altra parte, perché sì, è vero, ha avuto una reazione dai minimi di dicembre, certo è salita, ma vedete che qui si tira tranquillissimamente una trend line di tipo negativo che è decisamente di un'altra direzione rispetto all'andamento dell'S&P. Quindi attenzione, ecco che poi arriviamo a quello che è un po' anche il riferimento, poi diciamo conclusivo, non conclusivo di tutto, ma che se poi andiamo a vedere la ratio equity bond costruito in questo modo, voi vedete che qui
Tenete presente equity al numeratore, bond al denominatore? E qui io posso sempre pensare, sì, che la parte equity se mi sale ancora, mi sale e mi va. Ma se non mi sale, posso pensare che guardando tutta una serie di elementi di incertezza, qui mi si stia disegnando in un qualche modo un teorico teste spalle di medio periodo che se dovesse andare alla rottura qua sotto, voi chiaramente potete immaginare gli effetti sarebbero di un certo tipo, perché qui vediamo una spalla sinistra, qui vediamo una spalla, vediamo la testa, questa potrebbe essere tranquillamente una spalla destra in formazione. Se adesso non c'è la forza di salire ulteriormente e mi va a parare qui, poi qui si gioca il destino dei prossimi mesi, cioè o risaliamo e quindi equity ancora su e quindi S&P ben oltre 3000, 3200, 3500, chi più ne ha più ne metta, oppure e qui decretiamo che il mercato azionario è arrivato dove doveva arrivare dopo 10 anni dai minimi del marzo 2009 e quindi, come dire, non occorre prenderne atto. Ecco, siccome mancano 5 minuti o forse anche meno, se avete delle domande, qualcosa di veloce da dirmi, mandatemi pure, scrivetemi pure in modo che io possa vedere e cerco di rispondervi. Altrimenti, ecco, come vi dicevo all'inizio, chi era collegato, il tutto poi viene trattato in maniera molto più ampia, molto più estesa e anche con indicazioni operative nel corso del seminario full time che viene tenuto normalmente ogni mese su richiesta, diciamo ogni mese c'è una data, viene tenuto a Milano e chiaramente viene tenuto nella misura in cui viene manifestato un interesse da parte di più persone. Il prossimo sarà il venerdì 27 settembre. È chiaro che in quell'occasione, in un'occasione in cui si può parlare dalla mattina a sera, ogni tipo di questione verrà trattata in maniera assolutamente opportuna. Quello che mi premeva, però non so poi quanto tempo ancora mi rimarrà, perché credo che sia una questione di pochi minuti. Spero comunque nel mentre che il seminario sia stato di vostro gradimento, almeno questa ora che vi sia piaciuta, che non vi siate annoiati. Ecco, la cosa che mi preme di più è sempre quando si fanno webinar o meglio ancora sessioni di una giornata intera e che nessuno si annoi, perché sarebbe il riscontro peggiore. Tenete presente che a livello, nell'ambito poi di delle informazioni che si vanno a guardare, ci sono anche quelle di tipo macro che hanno una grandissima rilevanza anche da un punto di vista operativo forse più gestionale che non di trading in senso stretto, ma se voi prendiamo per esempio l'indice, il consumer confidence, l'indice di la fiducia ai consumatori americani, che è molto guardata, è molto seguita a livello gestionale, ma anche nelle implicazioni per i trader. Voi vedete che qui c'è un movimento, a parte lo State Street Investment Confidence Index, che è un indice di fiducia per gli investitori istituzionali, a parte quello, ma il consumer confidence, voi vedete che dai minimi del 2008-2009 è ininterrottamente salito, qui ha toccato questo punto ma non è, come dire, ha tenuto la trend line, qui ancora ed è risalito, qui c'è stata una decisa rottura. C'è chi ha fatto notare che, attenzione, una rottura di questo tipo sull'indice di confidenza dei consumatori potrebbe essere un tipo di anticipazione di quello che avvenne all'epoca del 31 gennaio 2000, dove l'indice, sempre il consumer confidence, fece quel top ciclico intorno a 145 per poi cominciare a scendere e dove appunto in coincidenza con la famosa bolla della tecnologia del 2000. Per cui, attenzione, vi sono delle... Grazie dei complimenti. Attenzione, ci sono delle indicazioni di macroeconomia che, senza voler essere macroeconomia in senso stretto, cioè accademica o comunque noiosa, pedante, comunque vanno seguite perché hanno la loro importanza. Ad esempio, non so se l'avete mai sentito, l'indice ZEV tedesco,
particolarmente seguito da tutti gli operatori perché è un indice di aspettative economiche. E quello che ci dice, però, se guardate il top del 2013, c'è poco da fare. La locomotiva tedesca non è più una locomotiva tedesca, cioè non c'è più il traino della locomotiva tedesca per tutta l'Europa. Viene meno per tante ragioni, tra queste c'è anche chi ci mette quella demografica per cui cioè, si sommano tante cose a tanto, ma è un'illusione se qualcuno pensasse che, ecco, intanto leggo sotto, lo avrete visto anche voi, il Dow Jones ha fatto il massimo di tutti i tempi, probabilmente ha toccato 27.000 o comunque ci siamo molto vicini. Ecco, però appunto un'indicazione del genere che è di tipo macro, quindi non è operativa in senso stretto, ma mi dice che l'indice delle aspettative economiche per la Germania ha questa impostazione, non è una cosa che mi fa molto piacere. Se poi guardo il sentiment della fiducia degli investimenti per l'area euro, anche questo, guardate il trend com'è, dopo il top a fine 2017. Chiaramente è un'impostazione che è molto, come dire, molto diretta e molto immediata, ma a ribasso. Per cui, sinceramente, vi è tutta una serie di variabili macro che nella loro semplicità danno comunque delle indicazioni che possono confortare quello che è lo scenario che voi vi state costruendo o vi siete costruiti. È chiaro che cambi radicali in certi tipi di variabili, anche macro, e ripeto, non sono quelle variabili di tipo noioso, pedante, universitario, cioè, ma sono quelle che il mercato rileva mensilmente, a volte settimanalmente, quindicinalmente, e tutto contribuisce a contribuire, diciamo, a definire il quadro nell'insieme. Allora, io, se mi confermano dalla regia, il tempo mi sa che sta per scadere, se non addirittura è scaduto, o quasi. Sì, mi sentite? Sì, certo, allora il tempo è scaduto. Ecco, però io se faccio in tempo, allora saluto cordialmente tutti i partecipanti. Come ho detto prima, spero che nessuno si sia annoiato e che per quello che può essere stata un'ora molto veloce anche di chart una dietro l'altra possa essere servito a qualcosa. Ecco, come dicevo prima, per ogni tipo poi di informazione, per saperne di più e per avere anche delle indicazioni, primo il libro può dare, il libro, chi non l'ha comprato lo suggerirei l'acquisto perché chiaramente già esaurisce molto, altrimenti appuntamento a uno dei prossimi seminari che si terranno prossimamente nei prossimi mesi dopo l'estate. Quindi grazie ancora del collegamento e direi alla prossima allora.